Salve Simmers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati nell'After Cinderella. Ragazzi, sono contentissima di essere tornata da Cenerentola, ho visto che l'avete accolta bene e niente ragazzi, sono veramente felice perché avevo davvero voglia di rigiocare con loro e oggi voglio fare una cosa davvero speciale con Cenerentola e Adamo. Voglio fare una seconda luna di miele, però torniamo in gioco, in un posto specialissimo. Vi ho detto che volevo tornare a giocare alla vecchia maniera ed è quello che voglio fare, ragazzi. Saranno gameplay veramente spassionati in cui ci divertiremo tantissimo, o almeno spero. Ditemelo sempre voi nei commenti, perché io comunque sono veramente veramente contenta. Poi adesso che arriverà Get Famous ci sarà la miniserie, tutto quanto, però Cenerentola, ragazzi, c'è, è tornata. Ah, che bello. Ed eccoci qui, siamo tornati, Cenerentola è qui fuori a prendere un bel po' di aria fresca, ma in realtà si sta preparando perché deve andare via con Adamo e deve andare a fare una seconda luna di miele. Oh, e lasceranno i ragazzi a casa, con la più grande, con Roberta, che ormai sapete che è già quasi adulta. È vero, c'è anche il piccino Stefano, ma in casa sono tanti. Ragazzi, io ho giocato anche un po' da sola, quindi Stefano adesso sta sviluppando bene le abilità, guardatelo. E direi che noi invece siamo pronti per fare un viaggetto speciale, 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 perché i nostri piccioncini vogliono tornare come da giovincelli a passare del tempo assieme. E siccome sono comunque ancora giovani, io non escluderei un altro bebè, anche perché Roberta sta per diventare giovane adulta, e direi fatti anche delle belle vasche, sta per diventare giovane adulta e probabilmente andrà via di casa. Chissà, magari troverà anche l'amore, non lo sappiamo. Diciamo che lei è una personcina un po' schifiltosa, un po' così, un po' particolare e non ci pensa tanto per adesso. Però è probabile che sia alla ricerca dell'amore, un po' come Maria, la nostra adolescente Maria, che anche lei è veramente super super carina e secondo me troverà qualcuno di speciale. Ma adesso ci concentriamo sui due piccioncini che sono qui pronti per fare un bel viaggetto romantico, ragazzi. Un bel viaggetto romantico, ovviamente lo hanno già detto ai figli, hanno detto a Roberta di stare attenta a tutti quanti e loro sono pronti per viaggiare. Adesso il viaggio lo prenota lui e ragazzi, chi ha visto la scorsa serie dell'After Cinderella rimarrà secondo me molto stupito. E quindi ragazzi, viaggiamo, però naturalmente solo con Cenerentola. Secondo voi dove andranno? Voglio farlo proprio dal telefono perché voglio che sia come prenotare una vacanza, anche se in realtà non andremo né a Selva Dorada né a Granite Falls, ma rullo di tamburi. Dove stiamo andando secondo voi? Dove stiamo andando? Sarà una cosa super emozionante perché devono stare insieme soli soli, due piccioncini soli soli, per una seconda luna di miele. Ed eccoci qui. Oh, lui tra l'altro è già in costume, bello pronto. Chi riconosce questo posto? Secondo me in tantissimi, perché questa è stata la loro prima casa, la loro prima vera casa. In realtà all'inizio c'era il castello di Adamo, però poi la casa loro ufficiale è stata questa qui e loro sono tornati in vacanza qui, nella loro prima casa. Hanno questa piscina, perché sì ragazzi, è una piscina gigantesca, stupenda, bellissima, ma veramente grande. E questa è la loro casetta, la loro vecchia casetta in cui sono tornati a fare questa luna di miele. Guardate, guardate che bella cucina. Oh, che bello, c'è il bar, c'è il salottino, guardate qua, che bello. Ho tenuto più o meno tutto come era prima, ho modificato solo una cosa che adesso vi farò vedere. Qui c'è la scacchiera, però da questa parte c'era in realtà la stanza di Roberta, ancora appunto la prima nata.
e l'ho dovuta modificare. Ho creato una stanza spa. Qui c'era appunto un bagnetto abbastanza cioè lussuoso, diciamo, una bella vasca, per il resto è molto semplice, abbastanza bagno di servizio, ma qui Cenerentola, se vi ricordate, stava per partorire. Ovviamente sono felicissimi e io sono felicissima. Guardateli! Oh, facciamo subito una foto ricordo come ai vecchi tempi. E magari prima di entrare in casa, nuoto senza vestiti con Adamo. Avanti, fatevi una bella nuotata romantica e senza vestiti. Nudi e felici, ragazzi, qua. Guardate. No, vabbè, mi mancava troppo. L'unica cosa che è cambiata è la grafica. Perché al tempo giocavo in grafica media, adesso la grafica è in ultra, per fortuna, e mi fa tutto un altro effetto, devo dire, però. È super bello sempre. Era bello anche in grafica media, figuriamoci adesso. Sono pronti per tuffarsi. Sono pronti. Andate, tuffatevi, tuffatevi. Si guardano attorno, giustamente. Peccato che non possono fare fichi fichi in piscina. Adamo! Ecco, Adamo si tuffa dall'altra parte e poi raggiunge la sua bellissima moglie. Oh, Adamo la sta raggiungendo. Eccoli qua. E va a spruzzarla. Aspettate, voglio che la spruzza. Amore, vieni qui. Ah, non la trova. Dove sei? Dove sei? E lei si è allontanata. Che belli. Adesso si ricordano i vecchi tempi. Infatti parlano, si complimentano. Guardateli. Oh, lei fa i complimenti a lui, dice che bello che sei oggi. E dice anche tu. Lui è super giocoso perché dice wow, nella nostra vecchia casa, meglio di così non c'è. Manda un bacio, avanti, mandale un bacio. Guardate, lui fa lo stupido perché è felicissimo. Poi era la casa, diciamo, di Adamo questa, l'aveva comprata lui, era una casa bellissima. Però non c'era spazio per tutti i figli. Oh, che bello! E adesso che la situazione è un po' più romantica, direi di andare in casa e magari si potrebbero mangiare un bel gelato. Siediti insieme, forza, tornate in casa e fate un bel gelatino. Ok, sono qui tutti nudi, o almeno lei è arrivata. Allora, cambiati d'abito e rimettiti normale, direi. Subito. Perfetto, e fai un bel gelato, prepara gelato. Adesso voglio vedere cosa possiamo fare. Ne vorrei uno che cambia qualche stato umorale, menta infestata. Questo forse li fa diventare tipo fantasmi o cose del genere. Non mi ricordo più gli effetti. Yogurt alla banana, luna blu, mi pare che avesse qualche effetto. Questi non li può fare, no! Questi erano i migliori. Materiale, voglio, sconvolgimento mentale. Proviamo il luna blu, che non ricordo che effetto avesse. Avanti. Mentre Adamo arriva, prepariamo il gelato. Che poi è da tanto che non facciamo un bel gelato e essendo estate, io ho messo come prima stagione l'estate. Ci sta tutto, anche se credo che stia per arrivare l'autunno. Vediamo un attimo. Manca poco, eh sì, il giorno dopo è autunno. Vabbè, dai, godiamoci questa giornata estiva. Ecco Adamo tutto nudo! Ti devi vestire, cosa ci fai tutto nudo? Vestiti subito, cambiati d'abito e vestiti. Oh, Non stare Cardoon! nudo qui in casa. Vabbè, che non si sconvolge di certo lei, anzi, poi dovrete rilassarvi nella vasca, idromassaggio. Magari bevendo qualcosa. E poi sì, ragazzi, secondo me una bimba ci potrebbe stare, chissà, chissà. Però voglio fare una cosa che ho fatto anche nella prima serie dell'After Cinderella. Uno scherzone vi farò, uno scherzone. Mi odierete tantissimo. Adesso dobbiamo solo guarnirlo.
Allora, scegli decorazione, sciroppo di caramella, panna montata, sì, e poi la guarnizione, fette di banana, bastoncini zucchini, bastoncini di menta, di cannella, gufra, ok, perfetto, prendetelo, prendi cono, prendi un cono insieme, dai, prendiamo un cono, non la ciotolina. Il cono è bellissimo, guarda che bel cono blu. Oh, si stanno rilassando, si sono dette le cose romantiche. Potrebbero magari raccontarsi una bella barzelletta sui vecchi tempi. Chiacchierare un po'. Complimentati per l'aspetto, intanto. E poi ricordale di quando eravate qua assieme. Ma ti ricordi? Ma sì che mi ricordo! Sono felicissimi. Mi ricordo benissimo, era tutto bellissimo e anche adesso non è cambiato niente, abbiamo un sacco di figli e siamo felicissimi, ragazzi. E ovviamente lei non può essere che super d'accordo, perché hanno avuto i loro alti e bassi, però devo dire che la loro storia è andata bene anche dopo, anche se si è messa in mezzo la strega, la fatta madrina, insomma. Con tutta la magia, che sicuramente tornerà la magia, ma non subito. Oh, guardateli. Mamma mia, che voglia di gelato che mi fanno venire questi. Mangiando così, ragazzi. Che voglia di gelato. Oh, hanno finito di mangiare, continuano a chiacchierare e si alzano. Oh, secondo me Adamo vuole fare il romanticone. Eh sì, gli propone di andare a fare fichi fichi. Solo fichi fichi questa volta, sì, per adesso solo fichi fichi nella loro camera, nella loro vecchia camera. Peccato ragazzi che non ho potuto lasciarli qui loro a vivere, ma era troppo piccola la casa, però guardate che bella. Per tornare in vacanza è ottima, eccoli. Si parte col romanticismo. E poi potrebbero farsi un massaggino a vicenda qui, molto bello. E un massaggino ai piedi, super bello. No, canto. E canto. Nella prossima puntata probabilmente Roberta diventerà adulta e andrà via di casa, ragazzi, ve lo dico perché wow, perché ormai è grande. Wow! E si sono divertiti, si sono divertiti. Direi proprio di sì. E adesso sono anche un po' sporchini, però io direi chiedi un massaggio di aromaterapia, ci sta, con rosmarino. Sì, o bocciolo di loto a Cenerentola, un massaggio bocciolo di loto. Mi fai un bel massaggino? Oh! E lei glielo fa, però poi lui dovrà ricambiare, secondo me, con un massaggio ai piedi. Ho spostato un pochettino questa panca, perché lei se no non riusciva a fare il massaggio. Ecco qua, brava! Guardate quanto amore. Sono un principe e una principessa bellissimi e questa seconda luna di miele sta venendo benissimo, sono soli soletti, nessuno gli rompe le scatole, i ragazzi sono al sicuro, belli tranquilli a casa. E guardateli qui, lei con la sua vestaglia è bellissima poi. Guardateli qua. Non resisto dal fare foto, devo dire, perché sono proprio belli. E io qui accenderei, brucerei. Cannella, salvia, sandalo romantico. Rendiamoli romantici perché poi vorrei farli entrare nella vasca idromassaggio. Come ai vecchi tempi. Qui sono rimaste le farfalline di quando dormiva Roberta e a me piacciono tantissimo. Allora, poi tu, quando hai finito il massaggio, rifornisci il vassoio. Oh, lui sta pensando alle candele. In effetti è tutto molto romantico, ragazzi. Tutto super, super romantico. Secondo me lei è bravissima. Sta facendo un ottimo lavoro. Ho questa impressione. Sì, come ti senti? Si sente benissimo. Profumo fiducioso. Avanti. Rifornisci, bevetevi qualcosa
ed entrate nella vasca. Qualche volta entrano nella vasca col bicchiere, qualche volta li ho visti entrare col bicchiere, altre volte no. Quindi dipende, dipende. E entrate, avanti, entrate, normalmente col costume da bravi. Eccoli qua, sì, col bicchiere, bravi, bravissimi. Quanto li state invidiando? Io tantissimo, sono bellissimi. Guardateli. C'è questo che vola, ma sinceramente non mi interessa. Facciamo finta che c'è un piedistallo invisibile. L'ho messo male io. Intanto chiacchierano, si rilassano. Guardate come chiacchiera lui. Sono belli romantici. Che dolci. Oh, e dopo aver bevuto qualcosa di buono, ci vogliono le coccole, ragazzi, le coccole. Ma sembrano sempre ragazzini loro, eh? Sembrano sempre ragazzini e direi che potrebbero amoreggiare e poi potrebbero farsi prendere dal momento. E siccome, insomma, loro sono molto portati ad avere bimbi, chissà, magari potrebbe succedere qualcosa nella vasca. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Oh, eccoli qui, romanticissimi. Cerca di avere un figlio nella vasca idromassaggio. Direi che prende l'iniziativa lui. Però, non faremo subito il test di gravidanza. Eh sì, ragazzi, ve l'ho detto, come ai vecchi tempi. Non lo faremo subito, lo scopriremo nella prossima puntata se lei è rimasta incinta oppure no. Eccoli. Oddio. Eccoli qui. Ma cosa combinate? Bellissimi. Bellissimi. Oh, che romantici. Vediamo se fanno faville. Sì, vedo che fanno faville. Vedo l'acqua. Ah! Fanno faville, fanno faville. Chissà, chissà ragazzi se è rimasta incinta lei, però la cosa certa è che adesso lei vorrebbe, aspettate però che le scappa la pipì, poverina, visto che abbiamo un bel bagno, direi di andare a fare la pipì sia lui che lei, tutti e due, forza, fate pipì perché lei poi vuole un bel massaggio ai piedi, visto che prima ha fatto lei il massaggio al maritino, quindi ci sta. Ho spostato un po' la seggiolina perché altrimenti non faceva il massaggio ai piedi e quindi ho tolto, insomma, quello per fare il massaggio normale, ma va bene perché tanto l'abbiamo già utilizzato. Altrimenti non eseguiva l'interazione. Guardate che romantico il nostro Adamo che fa un bel massaggio a sua moglie, che bello. E tra l'altro si sta chiedendo se è rimasta incinta. Noi speriamo ovviamente di sì. E io spero una femminuccia. E voi? Visto che comunque un maschietto lo ha avuto da poco. È vero che hanno fatto soprattutto femmine, devo dire la verità. Però, vabbè, però a noi piacciono le femminucce. Lei poi non lo so. A lei piace avere delle piccoline. Chissà però, chissà il destino cosa vorrà. Guarda come lo guarda. Come lo guarda. Lo guarda proprio con gli occhioni. E magari gli potrebbe fare anche un massaggio alle mani, dai. Visto che me l'hai fatto ai piedi, me lo fai anche alle mani? Ma perché no? Dice lui. E beh, ovvio. E quindi anche alle mani. Giustamente lei si fa trattare bene. E lei comunque lo guarda con tanto amore ed è arrivato l'autunno. Però fa ancora caldo per fortuna. E sono già le 6 di mattina. Praticamente non hanno neanche dormito, hanno un po' di sonno, però direi che prima di mandarli a dormire, loro resteranno qui un paio di giorni, gli facciamo fare un altro bel bagno qui. Direi di sì. E si potrebbero tuffare da qui, perché no? Quindi magari vai qui, vai qui.
E lui potrebbe fare, tuffati nella piscina, un salto mortale all'indietro, mentre magari lei potrebbe fare un tuffo a bomba o un tuffo ad angelo. Guardate lui come si impegna! È un po' baggattino, però si impegna. E lei che lo guarda come dire: che amore che sei! Mare noi. Bellissimi. Purtroppo la vacanza, ragazzi, non può essere lunga perché hanno tanti figli a casa e anche se sono in buone mani, insomma, è giusto che tornino a casa abbastanza presto. Eccolo, ecco lui col salto mortale all'indietro. Ragazzi, guardatelo! Lei si è girata e l'ha visto! Avete visto? Ha fatto l'espressione, ha detto: mio Dio, si è preso un colpo, ragazzi. Tuffati nella piscina. Fai un tuffo a bomba, tu dai. Un tuffo semplice, un tuffo a bomba. E poi potete andare a dormire. Avanti. Comunque ho visto che il gelato non ha avuto nessun effetto particolare. Infatti bisognerà provare con qualche altro tipo di gelato. Racconta una barzelletta sui vecchi tempi, vai. Lei è in vena di barzellette sui vecchi tempi. Ti ricordi quando successe quella cosa? Certo che mi ricordo. Che adorabili, che adorabili. Rallegrala e proponile di andare a dormire. Direi che di fichi fichi ne hanno fatto abbastanza perché vasca idromassaggio, letto dappertutto, insomma, va bene così. Quindi dormi, dormi. Lui è un po' arrabbiato perché si... Ah, perché praticamente lei tuffandosi deve averlo spruzzato tutto. E quindi si è un po' irritato. Perfetto, lei si è messa subito a dormire. Lui ha deciso di riparare il suo vecchio bagno e direi di asciugare anche per terra, visto che ci sei, e poi vai a nanna. Si è messo così di sua iniziativa, quindi l'ho lasciato fare. Forza, vai a nanna. E cos'ha lui? È volo libero. Ah, per il tuffo in acqua, perdendo i vestiti. Ho perso i vestiti, oh no! Ho appena perso il costume. Ragazzi, il tempo di fargli fare una dormita, poi devono tornare a casa. Ma la vacanza è stata fatta. Che bello! Spero di riuscire a portarvi questo episodio al volo al più presto possibile. E hanno riposato un bel po', devo dire. Hanno riposato un bel po'. È ora di tornare a casa e loro lo sanno bene. Forza, svegliatevi a casa dai piccoli. Hanno fatto un bel weekend romantico. Lei, oh, ha fatto una faccia strana. Non sappiamo se è incinta, manteniamo il mistero fino alla prossima puntata. Comunque qui magari ci torneranno più avanti, non si sa mai. Intanto ha iniziato a piovere. È stata una vacanza bellissima. Bellissimo weekend romantico. Ed è bello perché fa ancora caldo, per fortuna si sono goduti l'estate. Fino alla fine, sono contenta di questo. Eccoci, siamo tornati. Siamo tornati. Lei è felicissima, sta pensando ad Adamo. Adamo contentissimo che vuole. Oh, vuole stare un po' col piccolino perché è qui che si guarda qualcosa. Ragazzi, lui ha visto qualcosa. Violazione della privacy. Non so cosa ha visto, sinceramente. Tu siediti qui. Vediamo dove sono le ragazze. Ah, le ragazze sono qui in piscina, sono divertite. Chissà se avranno fatto i compiti. Chissà, secondo me compiti non ne hanno fatti. Lei sta ballando e di compiti non ne ha fatti e ha ricevuto un messaggino, chissà chi era. Lei si fa delle belle vasche, ma rendetevi conto, questi bambini non hanno fatto assolutamente niente, praticamente. E il piccolino ha sentito invece la mancanza dei genitori perché è piccolo piccolo. Che dolce! Magari, mamma, visto che sei qui, potresti fare qualche scheda didattica. Schede didattiche, insegna i bisogni. E papà, visto che avete tutti fame, inizia a cucinare qualcosa. Servi pranzo, tramezzino, vegetariano, ci sta. Un bel tramezzino. Oh, che bello! Tutti a casa, intanto i ragazzi sono divertiti tantissimo. Allora, io direi che ci possiamo fermare qua con questo episodio. Lei sarà incinta oppure no?
Non lo sappiamo, sarà una femminuccia oppure no, quello lo scopriremo più avanti. Ditemi se il video vi è piaciuto, mettete like, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!